Terra Nuova Bracciolini piena di pubblico, quella che si è mostrata venerdì 14 giugno per l'edizione 2024 di Una Notte a Terra Nuova. Evento nato con l'idea di portare i pub in piazza e che nel tempo si è sempre più affermato con una serata dedicata all'esibizione di un grande artista. Johnson Righeira prima e Ivana Spagna poi hanno acceso Piazza della Repubblica. È stata una serata molto bella, pubblico straordinario, io poi in Toscana mi sento sempre un po' a casa, mio babbo era di Piombino. Ci sono delle piazze, ci sono dei posti dove sento che la gente mi vuole più bene che magari da altre parti o lo manifesta in un modo magari più tenso. Stasera sono stato benissimo e ho cercato di dare tutto quello che potevo perché ero in empatia assoluta col pubblico e sono molto felice. Parto dalle canzoni in italiano. Dal Re Leone naturalmente, gente come noi, faccio una carrellata del mio repertorio, però dopo alla fine andiamo sugli anni Ottanta. Ogni brano significa qualcosa, gente come noi è stata una cosa per me emozionantissima perché ho fatto un regalo ai miei genitori col terzo posto a Sanremo, ma Easy Lady e Call Me è stato un altro regalo quando c'era ancora anche mio padre. A tutti e due. Evento organizzato dal Comune in collaborazione con l'Associazione dei Commercianti. Le persone che stasera sono qui dimostrano l'attaccamento a questa manifestazione, dimostrano che quando con l'impegno e con anche poco riusciamo a mettere su una festa del genere, questo è il riconoscimento delle persone. Credo sia il fiore all'occhiello, le nostre diciamo serate dei venerdì sono rinomate. E noi abbiamo sempre la presentazione dei cantanti eccezionali. Chienni, alla sua prima manifestazione pubblica del post-elezioni, predica continuità nel lavoro dedicato agli eventi nel comune. È un momento di festa generale, sempre molto partecipato, e fa socializzazione e anche di aiuto alle attività del centro storico, in particolar modo a bar e ristoranti.